Ci troviamo all'ex convento San Francesco in occasione dello spettacolo di Mafia Si muore sempre tre volte. Siamo in compagnia di Piero Campagna, il fratello di Graziella, la ragazza di Saponara, ormai la ricordiamo così, uccisa dalla mafia nel 1985. Sono quasi 30 anni da quel terribile avvenimento. Come ricordate, Graziella? Ma Graziella oggi rivive nei nostri cuori anche perché dopo 25 anni si è ottenuta giustizia grazie all'impegno dell'avvocato Fabio Repici e delle associazioni. Nonostante tutto, questi lunghi anni si può dire che abbiamo ottenuto giustizia e che per me è come se è successo ieri, non sento questi lunghi anni, però posso dire che giustizia terrena è stata ottenuta. Rimane solo quella divina per alcuni che se la sono fatta franca, però possiamo dire che questo impegno sia delle associazioni e di chi organizza questi incontri in favore delle vittime delle mafie sono molto importanti perché questa è vera e pura antimafia, dà il contributo alla società civile e dà un grande contributo anche a quelle persone che ancora tuttora non sono omicidi che non sono stati scoperti, come tanti altri. Perciò ognuno di noi deve fare il suo impegno e speriamo sempre bene. Lo spettacolo di Mafia Si muore sempre tre volte significa che la prima morte è quando, quella fisica, però diciamo che la morte peggiore forse è quella per, i familiari. Sì, questo è pure vero. Nel caso di Graziella è stata uccisa più di tre volte. Non dimentichiamo che il primo processo è stato insabbiato, i depistaggi, un altro processo che si è concluso con la sentenza di condanna, ma nonostante tutto sono stati scarcerati, è stato scarcerato il boss che ha ucciso Graziella. E ripeto, è stata uccisa più di quattro volte, anche perché poi c'è stata un'altra scarcerazione, il ritardo della sentenza che si doveva depositare entro 90 giorni, ma si è depositata quasi in 2 anni e che ha permesso di scarcerare di essere libero uno degli assassini. Ma quello che più veramente è vergognoso e scandaloso, l'ultima scarcerazione di Alberti Gerlando. Credo che sia stata nel 2012, l'avvocato quando è stato scarcerato ha dichiarato che è stato fatto un regalo alla mafia ed è stato processato, praticamente è stato denunziato da quei magistrati che hanno scarcerato l'assassino. L'hanno pure rinviata a giudizio, però l'avvocato Repici ha avuto sempre ragione. Il soggetto posto a controllo, a visita, non era vero la malattia che c'era stata già certificata. Perciò questo devo dire che è scandaloso, denunziare l'avvocato che ha lottato veramente per restituire onore e dignità a Graziella e per questo è stata uccisa più volte. In ultimo poi pure l'intervento dell'allora ministro Grazia e Giustizia Mastella che su richiesta della Corte d'Appello di Messina per bloccare il film, ha fatto una lettera alla RAI ed è stato bloccato un film che restituiva onore e dignità a Graziella. E questo viene da persone che dovevano dare un contributo, invece non hanno fatto altro che bloccare un film perché si diceva che poteva creare problemi al processo che era in corso. Ma non dimentichiamo che tanti altri processi, come il caso Cogne, che è stato processato a Porta a Porta, nel film Il Capo dei Capi tanti omicidi ancora dovevano essere processati, non c'era un processo. Perciò tutto questo accanimento che fa capire che a volte le vittime non solo, c'è la morte fisica, ma c'è dell'altro. I ritardi, i depistaggi e si muore più volte. L'assenza delle istituzioni è quella che forse sentite maggiormente. Ma certo, l'assenza all'origine, poi posso dire che le istituzioni sono sempre presenti, ci sono istituzioni e istituzioni, poi alla fine ci sono sempre quelli che sono dalla parte della legalità, che sono persone corrette, che sono incorruttibili e fanno il suo corso. Praticamente hanno restituito l'onore e la giustizia e su questo, grazie a Dio, possiamo dire che come ce l'ha fatta Graziella, ce la possono fare tanti altri. E posso dire che questo incontro stasera dà un grande contributo. Hanno azzeccato proprio il tema. Siamo con Marina Romeo che ha scritto questo spettacolo di Mafia Si muore sempre tre volte. Spieghiamo intanto il titolo. Allora, la mafia uccide la prima volta fisicamente. Dopo la seconda con la calunnia e diffamando, la terza intervengono le istituzioni a dare il colpo di grazia e le vittime
sempre, almeno nei casi da me analizzati, come dire, non ottengono giustizia in ultimo grado. Come nasce l'idea di questo spettacolo, soprattutto di raccontare le donne vittime di mafia? L'idea è venuta a Rosetta Casella, che è stata molto a contatto con l'antiracket, soprattutto con Rita Spartà, che è una delle donne di cui io parlo, e quindi l'idea iniziale l'ha data a lei. Dopo io ho approfondito anche altri personaggi e li ho messi insieme secondo un filo conduttore mio. Ah, qual è il filo conduttore che lega queste donne, oltre naturalmente la brutalità degli atti di mafia? Allora, è il coraggio, perché queste donne, colpite negli affetti più cari, si ribellano da sole, spesso senza avvocato, senza un supporto, abbandonate alla famiglia, perché in alcuni casi c'è anche un contesto mafioso che gira intorno. Loro trovano la forza tutte di ribellarsi. E, grazie alla campagna, è una storia a parte, diciamo, perché lei fu una vittima assoluta, come anche Rita Atria, che però si ribellò prima di suicidarsi in seguito alla morte di Borsellino. Il gettito delle estorsioni e delle altre attività lecite ed illecite. E alle distribuzioni.